Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Martina Stella, cosa fa oggi l'attrice che esordì giovanissima con Gabriele Muccino? Eccola oggi più bella e radiosa di sempre. Sulla soglia dei 40 anni, Martina Stella non è stata di certo dimenticata, anzi. Toscana classe 84, sin da adolescente si dedica, nonostante la mamma fosse una nota ballerina, al mondo della recitazione, iniziando a prendere parte da giovanissima a diversi progetti, tra cui anche l'ultimo bacio di Gabriele Muccino. A soli 16 anni la giovane Martina conquista il pubblico e gli addetti ai lavori, trasferendosi a Roma, comincia a recitare anche in vari spettacoli teatrali e musical. È appunto all'inizio degli anni 2000 che la carriera della Stella prende il lancio, tra apparizioni in varie pellicole e fiction. Amnesia, Le stagioni del cuore, Augusto, Il primo imperatore e Un amore perfetto sono solamente alcuni tra film e serie TV a cui la Stella ha preso parte. In poco tempo, diventa davvero popolarissima e riesce a brillare col suo talento e con tutta la sua bellezza, diventando anche un'icona di sensualità. Ma cosa fa oggi, ora che la sua presenza non è più così costante sia sul piccolo che sul grande schermo? Ecco l'attrice, sempre più bella e radiosa. Martina Stella, eccola oggi a distanza di tanti anni dall'esordio, sempre bella e radiosa. Avendo fatto il suo esordio sulle scene da giovanissima, sebbene siano passati tanti anni da quel momento, la Stella ad oggi 38 anni, da circa 6 anni non la vediamo partecipare né a programmi né a fiction televisive, ma continua comunque ad essere attiva e in contatto col pubblico soprattutto su Instagram, dove è seguita da 500.000 di followers. Nel 2020 ha recitato nella commedia Lockdown all'italiana, film di Vanzina ispirato alla particolare situazione nata a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19, in attesa di altri progetti, la Stella continua a pubblicare foto, da sola o con la sua famiglia, che mostrano come sempre tutta la sua bellezza. Ancora biondissima e affascinante come il primo giorno che il grande pubblico l'ha conosciuta, sui social da influencer parla anche di make-up e delle vicissitudini da mamma. Avremo modo di rivederla presto in TV? Al momento, sembra davvero essere solamente questione di tempo prima che ritorni protagonista in qualche nuovo progetto. Magari in un nuovo film o in una serie televisiva e perché no, in un reality, cosa dobbiamo aspettarci? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.